Totò è morto questa notte a Roma. Il decesso è avvenuto per infarto cardiaco alle 3:25. E vani sono stati i tentativi dei medici di tenerlo in vita. Il vero nome dell'attore quasi settantenne era Antonio De Curtis, principe di Bisanzio. Giornalisti e fotoreporters affollano dalle prime ore di stamani la casa di via Monti Parioli dove l'attore è deceduto. Una camera ardente è stata allestita nell'appartamento. Personalità del cinema, delle riviste e del teatro rendono omaggio a questo attore conosciutissimo e amato, per anni sommerso dalle richieste dei registi e acclamato da milioni di spettatori. Tra le personalità del mondo dello spettacolo che sono giunte per prime, l'avvocato Monaco, presidente dell'ANICA. La notizia dell'improvvisa scomparsa di Totò mi ha profondamente rattristato, come credo che abbia rattristato profondamente tutta la gente del cinema italiano. Credo che il suo più grande dolore nella sua dipartita non sia stato tanto quello di morire, quanto quello di lasciare il suo pubblico. Scusami un momento. Grazie. Questo pubblico che lui ha cercato sempre di servire e di divertire. Io sono addolorato per aver perso un grande amico e un grande maestro. Non era soltanto un grande attore, ma era un uomo che soprattutto negli ultimi anni della carriera aveva portato nel lavoro un contributo di passione e di presenza umana particolarissimo. Sì, è morta l'ultima delle grandi maschere della commedia dell'arte. A noi ci ha insegnato tanto. Io me lo ricordo da bambino, l'ho sempre seguito, ho cercato di rubargli quello che si poteva, perché lui era un maestro. Mario Castellani, crediamo che sia l'attore che è stato più vicino a Totò. Adesso lei si sentirà solo, veramente solo. Beh, non ti sembra retorica la mia frase, ma mi sembra di essere una parte di me è morta, insomma. Non mi sento più vivo. La sua morte colpì tutti gli italiani che avevano sentito la notizia alla televisione, tanto che dovettero aprire le porte per consentire l'ingresso alla gente che per due giorni affluì da ogni parte d'Italia per rendere omaggio alla salma. Non arrivarono soltanto i colleghi che lo avevano amato, ma anche quelli che lo avevano invidiato e disprezzato. Arrivarono i registi famosi, quelli che lo avevano ignorato, quelli che lo avevano considerato un guitto. Arrivarono anche i critici che lo avevano considerato un prodotto volgare, qualunquista, superficiale. E tutti presero parte al primo dei suoi 3 funerali. Papà è stato esposto in casa 48 ore, c'è stata una processione proprio. Gente che veniva dall'Alta Italia, che si erano fatti il viaggio in treno per venire a portargli l'ultimo saluto. A parte che sono venuti tutti quelli che erano nell'ambiente del teatro e del cinema, ma anche persone che non c'entravano assolutamente niente. Lui ne ha avuti 3 di funerali. Poi dopo quello di Roma partimmo direttamente dalla chiesa per andare a Napoli. Funerale che fu organizzato e curato da Nino Taranto e poi lo portammo alla tomba a Napoli, al cimitero del Pianto. A un certo punto mi sento uno che mi fa così sulla strada. Mi giro e vedo uno tutto vestito di nero, col cappello nero e un affare avvolto in una carta. Mi fa, dice, io sono Campolungo. Mi ricordai che papà mi raccontava questo fatto di questo guappo che si chiamava Nasecane, no? Che era un guappo come si usava allora, cioè quelli che proteggevano il quartiere. E lui mi disse, lui era della sanità, anche questo Campolungo. Allora lui mi aprì questo pacco e mi fece vedere una foto di papà che gli aveva dedicato a lui moltissimi anni prima, quando era appena esordiente. E lui mi disse, questa cosa non può andare così. Che cosa? Dice, Totò deve avere il funerale a casa sua, alla sanità. Dice, va bene, dice, le manderò l'invito. Secco così. Riparto per Roma, eccetera. Dopo 3 mesi, potevo avere io ancora il trigelio, proprio. Dopo 3 mesi lui manda questo invito dove c'era scritto, proprio come se fosse morto in quel momento. Mi telefonò e mi disse, io vi mando a prendere, ha prenotato l'albergo, ha fatto tutto, dice, sotto la mia protezione.
Insomma, andiamo alla sanità, questo l'ha fatto la bara nella chiesa, bara vuota, come se fosse stato il funerale quello fatto il momento che lui era morto. Fu una cosa veramente incredibile. Poi lui mi disse: qualsiasi cosa lei ha bisogno, io sono qua. Con questo funerale bis si può dire che sia iniziato, qualche giorno dopo la morte, il revival di Totò, che continuerà poi negli anni successivi, prima presso gli appassionati, i cinefili, i cineclub, poi presso un pubblico sempre più vasto, fino a quello sterminato della televisione, composto soprattutto di giovanissimi, che ripetono oggi le sue battute, i suoi gesti e che attaccano i suoi poster accanto a quelli delle rockstar.